Con Giovanni, quando eravamo insieme, quando Severino ci raccontò questa storia, noi partimmo con questa ricerca parallela, libro-film, e organizzammo un incontro con Matteo Salvatore parecchi anni fa, era ancora vivo ovviamente, e l'ho incontrato in questo pub scurissimo a Foggia. Il caffè del bar, si chiamava, era vuoto completamente, doveva essere 8:30-9 di sera d'inverno, lui era decrepito e gli chiesi di dirci Pasta Nera e lui ce la recitò così a braccio, a memoria, non cantata ma proprio parlata, fu un momento molto, molto intenso per noi e questo per dirti che in effetti è stato un punto di partenza perché quello del cibo era un elemento che era evidentemente primario in questa storia, no? Tantissimi ci hanno detto la fame è una cosa che non vi potete immaginare, quei ragazzi, per fortuna ci sono ancora ragazzi, Giovanni, prendiamoci. E quindi ero convinto che il cibo dovesse rientrare nel film, sin dal titolo. E quindi in quel periodo mi era vicino. Mi ero avvicinato alla musica di Matteo, speravo anche di riuscire a fermare in qualche modo Salvatore prima che ci lasciasse con un film finale in cui potesse cantare il suo repertorio. Non ci siamo riusciti nonostante i nostri tentativi, però è rimasto questo ricordo affettuoso di Salvatore che mi ha anche dedicato il suo libro autobiografico. E quindi lo salutammo sperando di riuscire ad incontrarlo, questo non fu possibile più, però ci ha lasciato come dire, questo segno che è questo brano, che è il titolo del film, perché tra l'altro Salvatore credo che più di altri sia stato capace di raccontare quella fame lì, cioè io già nella voce di Matteo Salvatore sento quella cosa e credo che qualcuno qui lo sappia, a nord un po' di meno, questa cosa è trasmessa di meno, ma quel dolore lì profondo, appunto, il ricordo di quella fame Salvatore che non sia mai sparito, quindi mi sembrava giusto fermare anche il titolo così.